Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo delle pensioni di settembre. Bene, come avevamo annunciato in un nostro precedente video, ormai è ufficiale che saranno pagate anticipatamente, ma non solo, anche quelle di ottobre e novembre. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Ormai siamo arrivati a Ferragosto e ancora non è arrivato un annuncio ufficiale dell'INPS per quanto riguarda lo scaglionamento delle pensioni anticipate di settembre, che, come dicevamo ad inizio video, sarà ormai certamente anticipato, dato che il protrarsi dell'emergenza da Covid-19 ha portato lo stato di emergenza confermato al 31 dicembre 2021. Se parliamo di dichiarazioni ufficiali, l'ultima è stata l'ordinanza, ovviamente in tema di pensioni, della Protezione Civile numero 778 del 18 maggio 2021, che stabiliva per il pagamento delle pensioni imposta un calendario specifico con date anticipate per quanto riguardava i mesi di maggio, giugno e luglio. Ebbene, oggi arrivati a metà agosto non abbiamo ancora una comunicazione ufficiale da parte di INPS, ma come dicevamo poco fa, in quanto lo stato di emergenza legato al Covid-19 è stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2021, anche le pensioni di settembre, ottobre e novembre saranno sicuramente anticipate imposta. Ovviamente stanno già girando le prime bozze di calendari per quanto riguarda le pensioni anticipate di settembre, che sono ovviamente da prendere con le pinze, ma possono dare un'idea di quello che potrebbe essere effettivamente il calendario delle pensioni anticipate di settembre. Vediamo dunque un ipotetico calendario per il ritiro imposta. Il 26 agosto, che sarà un giovedì, lettere dalla A alla B, il 27 agosto, che sarà venerdì, lettere dalla C alla D, il 28 agosto, che sarà un sabato, lettere dalla E alla K, il 30 agosto, che sarà lunedì, lettere dalla L alla O, 31 agosto, che sarà martedì, lettere dalla P alla R, e infine il 1 settembre per le lettere dalla S alla Z, e sarà un mercoledì. Per coloro invece che riceveranno l'accredito della pensione sul proprio conto corrente, la data di disponibilità sarà il 1 settembre 2021. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.